Pace e bene a tutti e bentrovati come sempre al nostro appuntamento quotidiano con i Santi. Oggi, 17 marzo, ricordiamo San Patrizio, patrono dell'Irlanda e degli irlandesi. Patrizio nasce intorno al 385 in Britannia da una famiglia cristiana. Verso i 16 anni venne rapito da dei pirati e condotto schiavo in Irlanda, dove rimase prigioniero per 6 anni. Tentò diverse volte la fuga e al terzo tentativo scappò, sbarcando, dopo 3 giorni di navigazione, su una costa della Gallia. I viveri finirono e i suoi compagni di viaggio, pagani, insistettero affinché lui pregasse il suo Dio. Allora comparvero dei maiali con cui riuscirono a sfamarsi. Ritornato in patria, trascorse del tempo con la sua famiglia, preparandosi per diventare diacono e prete. Nel 432 egli fu di nuovo sull'isola. Il suo metodo di evangelizzazione si mostrò efficace. Per poter cambiare il pensiero comune, Patrizio doveva iniziare convertendo i re e i nobili. Introdusse in Irlanda il monachesimo e molti divennero monaci e vergini. Consacrava, battezzava, celebrava l'Eucarestia. Patrizio veniva calunniato dagli eretici pelagiani perché volevano interrompere la sua opera di evangelizzazione. Scrisse una confessione per respingere le accuse e celebrare l'amore di Dio. Patrizio e i suoi discepoli subirono l'avversione anche dei druidi, una casta sacerdotale pagana che lo perseguitarono, tendendogli delle imboscate, e lo fecero anche prigioniero per 15 giorni. Patrizio però non si perse d'animo, organizzò la chiesa, stabilendo delle diocesi territoriali con vescovi dotati di piena giurisdizione. I territori diocesani corrispondevano a quelli delle tribù. Istituì capitoli nelle sue cattedrali, organizzati in modo monastico come centri pastorali della zona. Evangelizzò soprattutto il nord e il nord-ovest dell'Irlanda. Nel resto dell'isola lo aiutarono altri 3 vescovi continentali, Secondino, Ausilio e Isernino. Patrizio morì nel 461. È il patrono d'Irlanda e degli irlandesi nel mondo. La storia di San Patrizio è molto particolare. Già in adolescenza c'è questo evento molto traumatico. È stato rapito dai pirati e portato via, portato in Irlanda, proprio la terra della quale diventerà patrono. Che cosa ci insegna questo? Nonostante le difficoltà, lui riesce a realizzare quello che era il desiderio del suo cuore, ossia quello di poter amare il più possibile gli altri, soprattutto questo popolo splendido che è quello degli irlandesi. Cosa ci insegna però? Quante volte anche noi ci facciamo limitare da un evento brutto del passato? Lui aveva questa storia molto brutta che lo ha sradicato dalla sua casa, dai suoi affetti, ed è stato un episodio di violenza molto molto grave che avrebbe potuto limitarlo e lasciarlo inerme nei confronti della vita. Quante volte anche noi però utilizziamo questi piccoli episodi brutti della nostra vita per giustificarci di fronte ad altre situazioni che poi non vogliamo affrontare più e un po' ci consoliamo, ma tanto a me è successo questo. Ecco, forse proprio San Patrizio ci può aiutare a superare questi episodi brutti che abbiamo vissuti e che non ci devono far rimanere nello stato della vittima che poi esige solo dei diritti. No, dobbiamo tornare sempre protagonisti nella nostra vita perché il Signore ci guarisce da tutto e ci rende sempre più capaci di abbracciare il suo amore, perdonarlo agli altri. È proprio per questa intenzione di non lasciarci schiacciare dalle cose brutte che ci sono potute accadere
E lo dico con comprensione questo, non con giudizio, perché veramente a volte la vita ci mette innanzi delle prove molto, molto difficili. Lo dico col sorriso di chi anche si è sentito guarito tante volte dal Signore e per avere quindi questa guarigione del cuore in grado di farci diventare più belli, più liberi, più sani. Preghiamo proprio l'intercessione di San Patrizio. Prega per noi.